grande preoccupazione degli abitanti della zona di Boccarena a Mazara del Vallo a causa di una sospetta fuoriuscita di materiale melmoso a pochi metri dalla costa. Da sabato gli abitanti della zona sono stati colpiti da un odore nauseabondo che ha attirato la loro attenzione verso la riva, dove hanno notato un ribollire dell'acqua da cui usciva del materiale melmoso e scuro, il quale emanava proprio quell'odore putrido che ha spinto gli abitanti a chiamare prima i vigili urbani e poi la guardia costiera. A prima vista sembra che si tratti di materiale di scarico, probabilmente proveniente dal depuratore comunale, poiché proprio da quelle parti si troverebbe infatti il famoso pennellone che dal depuratore porta gli scarichi depurati a largo dalla costa mazzarese. Può anche darsi però che si tratti di uno scarico abusivo da parte di un privato. La Capitaneria di Porto ha effettuato i rilevamenti e prelevato campioni di materiale per eseguire le dovute analisi e quindi capire di cosa si tratti davvero. Nei prossimi giorni ne sapremo di più. Ancora non sappiamo se l'area sia stata o meno interdetta alla balneazione, poiché dal comune non è stato diramato nessun comunicato in merito. Resta lo sconcerto di quanto filmato dai residenti, i quali, increduli, sono rimasti in attesa di sapere di cosa si tratti, poiché quell'odore nauseabondo di scarichi fognari arriva fino alle loro abitazioni. Restiamo in attesa di avere nuove informazioni da parte del comandante in seconda, Luciano Pischedra, e dal comune di Mazara del Vallo.